Mercoledì 13 febbraio, ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Genova, Luca Pirondini. Ben trovato Pirondini. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei iniziare con lei dal tema di cui si è discusso anche in modo animato con lei protagonista ieri in Consiglio Comunale, delle multe revocate, non fatte revocare, con cui il sindaco Bucci avrebbe agito sabato mattina nella via dove abita in Carignano, dopo che ha visto alcuni agenti della polizia municipale multare le auto che non erano state spostate per la pulizia programmata da Amio. Provo a darle un suggerimento, mi dica se può essere qualcosa di simile a questa scena. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Pefalina, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta. No, no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Ecco, nel caso vice sindaco, lasciamo stare il buon Baleari, era il sindaco. Può essere stata una scena del genere, secondo lei? Beh, le risposte del sindaco Bucci spesso sono delle supercazzole prematurate, come quella che abbiamo appena ascoltato. Quella di ieri in consiglio sicuramente lo è stata, perché noi semplicemente abbiamo chiesto chi ha dato l'ordine di interrompere le multe che i vigili stavano facendo nella via in cui abita il sindaco, e il sindaco dice di non essere stato, per carità. Li crediamo, allora però vorremmo capire dal comandante dei vigili giurato, che non rilascia dichiarazioni da sabato scorso, chi è stato a dare questo ordine, perché lo stesso sindaco ha ammesso di aver telefonato al comandante quando si è accorto che stavano facendo le vie nella sua multa, le multe nella sua via, ha chiamato il comandante della polizia municipale e non si capisce bene per dirgli cosa. Fatto sta che dopodiché il comandante, a questo punto pensiamo sia stato lui a dare l'ordine di sospendere le multe, perché i cittadini probabilmente non avevano ancora visto gli avvisi, che in realtà erano stati messi anche nelle caselle della posta con dei volantini esplicativi, e questo ci sembra molto grave, perché francamente non ricordo altri casi in altre vie di Genova dove qualcuno intervenga o sia intervenuto per sospendere le multe. Non è successo ad esempio alla fiera di Sant'Agata, dove sono state rimosse 50 tra auto e moto per la fiera e con la relativa sanzione, e non ricordo che in nessun'altra via della città il sindaco abbia chiesto di mettere un avviso la prima volta che si vuole fare una multa e poi una multa la seconda volta. Non capisco perché lo debba chiedere per la via dove abita lui. Sì, il sindaco ha detto agito perché se sono state 100 le auto da multare, il problema è di comunicazione, non è di rimuovere o non rimuovere, multare o non multare quelle auto. Al di là del discorso supercazzola, anche comico, il discorso è capire se c'è stato un abuso d'ufficio, un abuso del suo ruolo, perché la via dove abita il sindaco, e perché poi questi vigili dopo una quarantina di multe se ne sono andati via senza multare le altre auto nello stesso divieto. Anche perché c'è una disparità tra cittadini, in quanto metà via è stata multata e l'altra metà no, e vorremmo capire per quale motivo nella stessa via, con lo stesso tipo di infrazione, alcuni vengono multati nella via del sindaco dove abita il sindaco, l'altra metà invece no. Non oso immaginare i ricorsi che potrebbero nascere da chi ha preso la multa, certo, a discapito di altri che magari a 3 metri di distanza non l'hanno presa. Facciamo un ping pong tra temi locali e temi nazionali per parlare anche delle notizie di questi giorni sulle infrastrutture e l'analisi costi-benefici che ha bocciato la TAV, quindi a livello nazionale. Una decisione che era piuttosto attesa, il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario, si aspettava l'analisi costi-benefici del Ministero indetta dal ministro Toninelli, e ci sono subito le prime reazioni. Ne cito una nazionale ma genovese, Rixi, il viceministro, che ha dichiarato: il vero tema non è l'analisi costi-benefici, ma se si vuole fare o no la TAV. Se la si vuole fare, i modi per risparmiare soldi pubblici ci sono; se non la si vuole fare per questioni ideologiche, è uno scenario assurdo a cui non voglio neanche pensare. Anche Salvini dice di essere favorevole. Secondo lei come si troverà un punto d'incontro, una sintesi tra i due partner di governo su questo tema? Il punto d'incontro si chiama contratto di governo, che Rixi e Salvini o non hanno letto o non hanno capito, perché nel contratto di governo c'è scritto che si mettono in discussione le grandi opere attraverso appunto lo strumento del
del rapporto dell'analisi costi-benefici. In questo caso è risultato evidente che sia negativo questo rapporto, e quindi da una fase sì TAV o no TAV si passa ad una fase ciao TAV, perché questo prevedeva il contratto di governo e quindi la TAV non si deve più fare, ma semplicemente perché è un'opera inutile. E vorrei chiarire questa cosa: il Movimento 5 Stelle è a favore di tantissime infrastrutture, è a favore dell'alta velocità, ma laddove serve. Quello è un tunnel che non serve a nessuno, almeno a chi lo vuole costruire e, come dire, intascherà dei soldi per costruirlo, ma non serve a nessuno. Perché però che le merci in questo caso andrebbero su rotaia, quindi anche a livello ambientale ci andrebbero a guadagnare poi le persone, perché si leverebbero dei tir dalle autostrade per spostarle su rotaia. Ma già esiste una linea che trasporta merci in quella direzione che si chiama Torino-Modan, che ogni anno subisce un decremento del passaggio dei traffici, perché lì le merci non passano più e ogni anno ne passano sempre meno. Quello è un progetto che nasceva con stime ipotetiche 30 anni fa. Quelle stime sono state totalmente disattese, lì le merci non passano, ne passano sempre meno, e non si capisce perché, se è sottoutilizzata la linea esistente, se ne dovrebbe creare una nuova che costa tantissimo. La TAV è solo una degli argomenti di scontro, di attrito di questi mesi tra Italia e Francia, toni che si sono accesi al punto che Macron ha deciso di richiamare l'ambasciatore di Roma in Francia. Non accadeva dal 39. Ci sono state anche delle reazioni, una reazione è arrivata in Liguria con il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, che ha deciso di manifestare la propria vicinanza alla Francia con il tricolore nel Palazzo del Comune. Sentiamo cosa ha detto il sindaco Scaiola. Ho detto più volte che questo è un governo pericoloso per gli interessi della città e dell'Italia. È proprio per questo che ieri ho voluto che il Palazzo Comunale fosse, nella serata, nelle ore notturne, illuminato con la bandiera francese. Non perché ammainiamo la bandiera italiana, ma perché vogliamo che la bandiera italiana sia rispettata in tutto il mondo e ancora di più dai nostri alleati storici. Premesso che siamo in campagna elettorale da una parte e dall'altra delle Alpi, quindi Macron e i suoi interessi come ce l'hanno Conte, Salvini e Di Maio, lei condivide questo scontro che c'è stato e che c'è ancora tra Italia e Francia, o pensa che abbiano esagerato da una parte e dall'altra? Ma intanto penso che questo non sia un governo contrario agli interessi degli italiani, forse è contrario agli interessi di Scaiola ed è per questo che lui dice così. Poi mi sembra strano che lui, che è sindaco ad Imperia, parli con favore della Francia, visto che la Francia è quella che impedisce... che blocca di fatto i migranti a Ventimiglia. La Francia è quella che interviene con la gendarmerie in Italia oltre i confini, commettendo un palese abuso, e la Francia è anche quella che con una moneta controlla 14 paesi africani e qualche milione di persone che vivono in quel continente, che poi anche per quel motivo sono costretti a scappare. Quindi francamente io non capisco di cosa stia parlando. Io penso che provare a farsi rispettare in ambito europeo sia finalmente una buona notizia per il paese. Saprà benissimo la suggestione di chi sta dicendo: il Movimento 5 Stelle sta imparando da Salvini, Salvini si è messo contro i migranti, ha individuato come nemico il migrante, il Movimento 5 Stelle ha individuato la Francia. Il Movimento 5 Stelle da sempre propone la distribuzione su tutto il territorio europeo dei migranti che arrivano in Italia. Detto questo, io, a differenza di Salvini, e il Movimento 5 Stelle pensa che alcuni problemi siano molto più importanti dei flussi migratori, che è un tema assolutamente importante, ma penso che ad esempio parlare delle forti infiltrazioni mafiose e delle mafie che abbiamo in Italia ad oggi sia un problema molto più importante di quello dei flussi migratori. Ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria, 100 secondi di giornale radio, e ritorniamo a Tutta la Liguria ne parla insieme a Luca Pirondini. Dal 14 febbraio al 24 giugno, al Palazzo della Meridiana di Genova vi aspetta la mostra Caravaggio e i Genovesi, committenti, collezionisti e pittori, dipinti dall'impatto teatrale, selezionati tra collezioni pubbliche e private, per raccontare il secolo dei genovesi attraverso l'opera di Caravaggio e dei grandi artisti locali e stranieri, in un momento in cui la storia dell'arte genovese può dirsi storia dell'arte europea e occidentale. Info palazzodellameridiana.it. Ehi, abbiamo la stessa auto! Non è vero. Ma come no? Sono due Fiat 500 bianche, nuove di zecca! Certo, ma la mia ha qualcosa in più! Impossibile, la mia è full optional! Anche la mia, ma in più l'ho acquistata da Macho!
Sì, perché noi di Macciò vi offriamo in più la cortesia dei nostri venditori, la totale trasparenza delle nostre offerte e tutta la professionalità di cui siamo capaci. Macciò, dal 1935 al tuo fianco con qualcosa in più. 12.686 chilometri tra Genova e Honolulu? Da oggi diventano zero! Arriva Poke & Bowl, il primo Hawaiian sushi a Genova, in via 12 ottobre. Poke & Bowl, by Broadside. Da Mission alla leggenda del pianista sull'oceano, dal nuovo cinema paradiso a C'era una volta in America. Le grandi colonne sonore di Ennio Morricone escono dal grande schermo e si accomodano a teatro grazie all'imperdibile omaggio dell'Ensemble Symphony Orchestra. Appuntamento sabato 16 febbraio al Teatro Civico di La Spezia e mercoledì 10 aprile al Politeama Genovese. Info e biglietti bitconcerti.it e ticketone.it in collaborazione con Radio Babboleo. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Come promesso, Autostrade per l'Italia pagherà l'intera somma della demolizione e della ricostruzione del ponte di Genova. L'annuncio è stato dato questa mattina via Twitter dal ministro alle infrastrutture e ai trasporti Danilo Toninelli. 290,9 milioni di euro che doverosamente tornano alla collettività. Bene così, ha commentato il ministro. Caso Stoppani, il sindaco di Cogoleto Mauro Cavelli lancia l'allarme. Serve urgentemente una norma che consenta la proroga della gestione commissariale o la nomina di un altro commissario, altrimenti il rischio inquinamento è reale. Domani scade la struttura commissariale che si sta facendo carico di gestire la messa in sicurezza del sito e oggi a Roma il ministro Sergio Costa ha convocato un tavolo d'urgenza per affrontare la situazione. Dopo i cittadini e il municipio Ponente, anche il terminal VTE di Genova Pra si schiera contro l'ipotesi di spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba nella porzione di diga foranea a poche centinaia di metri dal terminal. A noi interessa che le navi che arrivano in banchina possano farlo senza intoppi, come è stato fino a questo momento, ha spiegato l'amministratore delegato del VTE Gilberto Danesi. Il vero problema è di sicurezza. Non credo che le 4.500 persone che ogni giorno lavorano nel nostro terminal siano contente di avere a pochi metri di distanza un polo petrolchimico. Babboleo News 92.9. Tutta la Liguria ne parla. Mercoledì 13 febbraio, ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. Siamo in compagnia di Luca Pirondini e riprendiamo la nostra chiacchierata dal tema del ponte, della demolizione e della ricostruzione in Valpolcevera. Iniziamo dalle parole che ha rilasciato a Genova il presidente del Consiglio Conte durante la cerimonia, tra virgolette, dell'abbattimento della prima trave venerdì scorso. La giornata importantissima, simbolica, inizia il rilancio e il riscatto con la demolizione del ponte. L'ho detto ieri, riscatto di Genova, della Liguria, dell'Italia. Ha parlato di riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia con l'inizio dei lavori per la demolizione del ponte. Aggiungiamo notizia di oggi arrivata attraverso il ministro Toninelli. Autostrade pagherà 290,90 milioni di euro, quindi l'ipotesi, quella che spaventava di più, che fossero i contribuenti alla fine a pagare il nuovo ponte, sembrerebbe essere scongiurata. Si sta procedendo come immaginavate, Pirondini? Beh, diciamo che i tempi sono quelli. Quello che mi fa piacere sottolineare è che Autostrade pagherà. Quindi quelli che per mesi hanno detto che escludere Autostrade dalla ricostruzione per legge avrebbe dilungato i tempi, moltiplicato i tempi per la ricostruzione del ponte e che quindi bisognava far ricostruire il ponte a chi in qualche modo aveva la responsabilità che il ponte non crollasse, oggi si dimostra che avevano torto e che aveva ragione questo governo nel escludere Autostrade e a costringerli per legge a pagare. Oggi Autostrade paga e quindi è giusto dire che qualcheduno aveva ragione, qualcheduno invece ha tentato di gettare il panico su un tema e sulla cittadinanza che non aveva bisogno. Le chiedo se sui tempi però ha paura degli effetti che potrebbe avere la denuncia presentata in procura dall'architetto Giovanni Spalla, architetto genovese che ha curato, tra le altre cose, ricordiamo, i lavori per Palazzo Ducale, per la riqualificazione di Palazzo Ducale. Si era candidato anche per il ponte, per i lavori di riprogettazione, ha perso il bando indetto dal commissario Bucci e ha denunciato in procura il dubbio, per un dubbio che possa sussistere l'abuso d'ufficio da parte
parte del commissario Bucci per derogare le norme europee sulla demolizione e sulla ricostruzione. È un tema che pensa possa creare qualche grattacapo e quindi qualche ritardo? No, sui tempi di lavoro, penso, di esecuzione del ponte, penso assolutamente no. Penso che se qualcheduno, come dire, reputa corretto rivolgersi alla magistratura su qualche cosa che riguardi il ponte, sia un cittadino libero e quindi lo possa fare. In qualche modo, se non condivide, capisce la denuncia che ha presentato l'architetto Spalla? Non la conosco nel dettaglio, ma conosco l'architetto Spalla, è una persona che stimo molto e quindi sono sicuro che se l'ha fatta avrà avuto i suoi buoni motivi. Torniamo a parlare di un tema più locale, di attualità, lo spostamento dei depositi chimici, il petrolchimico Carmagnani e Superba da Multedo. Se ne parla ciclicamente ogni anno, se ne è parlato in campagna elettorale. L'ultima ipotesi emersa è quella di spostare il petrolchimico in prossimità della diga foranea vicino al VTE di Pra, una soluzione che ha trovato la contrarietà dei cittadini, del municipio ponente e anche dei vertici del terminal container del VTE. Questa partita, secondo lei, come si risolverà? Sembra abbastanza ovvio che nessuno voglia il petrolchimico vicino, sotto o in posizione limitrofa alla propria abitazione. Come si trova una soluzione? Beh, su questo mi fa piacere dire che noi, essendo come sempre propositivi, non facendo opposizione e basta, presentammo anche un progetto urbanistico che prevedeva lo spostamento del petrolchimico nella diga foranea, ma molto lontano da tutte le case, lontano anche dal VTE. Questa cosa noi l'abbiamo anche proposta al sindaco, non abbiamo mai avuto un riscontro in tal senso. Forse sarebbe qualcosa da riprendere in considerazione. Ma nella nuova diga foranea, certo, quando verrà costruita, quindi quella, certo, più certo, lontana, più, certo, distante? Certo. Questo è un problema che Genova non sa risolvere da ormai direi almeno 40 anni. Quindi francamente quella quantomeno era uno spunto di riflessione ulteriore in più, evidentemente di non semplice applicazione, però quantomeno proponeva uno spunto di riflessione nuovo che fino ad oggi non c'era mai stato. Tornando a parlare di infrastrutture, invece abbiamo parlato di TAV, per quanto riguarda la Gronda, sempre Rixi ha detto non se ne parlerà almeno fino alla realizzazione del nuovo ponte, quindi 2020, metà 2020. Secondo lei, quando si tornerà a parlare di Gronda, occorrerà una nuova analisi costi-benefici, una nuova analisi su quest'opera che in realtà aveva ricevuto tutti via libera per poter essere cantierizzata già nel mese scorso, nel mese di gennaio? Credo che ci sono molti problemi legati alla Gronda. Uno, perché è un'opera completamente inutile. Secondo, perché la dovrebbe pagare Autostrade, ma io credo che Autostrade l'avrebbe soltanto pagata a fronte di una prosecuzione, di una proroga delle concessioni che ha fino al 2042. Proroga delle concessioni che io dubito li possa arrivare. Quindi ad oggi io credo che Autostrade non abbia nemmeno i soldi per poterlo fare. Un altro tema che riguarda più nella stretta attualità il comune di Genova e la mobilità è l'ipotesi di una pista ciclabile, quindi una notizia che dovrebbe far piacere, che può essere anche annunciata musicalmente. Una pista ciclabile in Corso Italia. Il problema è come farla e con quali modalità, con quali tecnologie, con quale tipo di infrastruttura. Perché come Movimento 5 Stelle avete subito osteggiato l'ipotesi che la pista possa sorgere sulle piastrelle della passeggiata. Quindi qual è la soluzione che voi consigliereste all'amministrazione da portare avanti, visto che i fondi sono stati sbloccati? Ma noi da sempre siamo sostenitori della mobilità sostenibile. Scusate il gioco di parole, quindi per noi la bicicletta è un mezzo assolutamente da incentivare all'interno della città. Se però per farlo si vuole distruggere mezza passeggiata di Corso Italia per dire abbiamo fatto la pista ciclabile, francamente questa ci sembra una pessima idea. E tra l'altro questo non lo diciamo solo noi, lo dice anche il professor Musso, che è uno dei saggi del sindaco Bucci e dell'assessore alla mobilità Balleari, vice sindaco. Che è capo del PUMS, quindi quello che ha disegnato. Quindi voglio dire, persona assolutamente competente nel merito, e lui stesso ha espresso, diciamo, grandi perplessità su questa possibilità, cioè quella di far passare, di creare una pista per le biciclette occupando metà dell'attuale passeggiata di Corso Italia, con una passeggiata bellissima e che non può assolutamente essere deturpata in questo modo. Un'altra battuta invece sulla mobilità sempre a Genova, un problema, quello della sopraelevata e dei mezzi pesanti che accedono in sopraelevata. Sentiamo anche cosa ha detto il vice sindaco con la delega da traffico e mobilità, Stefano Balleari, proprio ai nostri microfoni. Viene monitorata costantemente la sopraelevata stessa con auto che la percorrono della Polizia Municipale avanti e indietro.
questo ha portato anche un risultato che tra l'altro mi ha abbastanza sconcertato, di 53 sanzioni comminate nel mese di gennaio, che sono veramente un numero elevato. Io non pensavo che ci fossero così tanti trasgressori. Si parla dei mezzi pesanti sulla sopraelevata che non potrebbero accedervi, è un po' una scoperta dell'acqua calda, perché basta essere un Umarels e mettersi con le, è come i vecchietti con le mani dietro la schiena, guardare la sopraelevata per qualche minuto, un tir prima o poi ci passa. Secondo lei l'amministrazione ha abbastanza capito il problema di sicurezza anche in termini di cittadinanza che si sta rischiando ogni giorno sulla strada Aldo Moro, o sta intervenendo in modo deficitario su questo argomento? No, è pessima la giunta su questo. Tra l'altro in comune è stata approvata una nostra mozione del Movimento 5 Stelle qualche mese fa, che appunto sottolineava questo aspetto, chiedeva anche una revisione per capire lo stato di salute della sopraelevata e chiedeva che fossero messi dei dissuasori e che fossero anche contattate le aziende di TomTom, che spesso non indicano ai camion il divieto di transitare sulla sopraelevata. Ad oggi mi pare che non sia stato fatto nulla, tant'è vero che io ricevo quotidianamente segnalazioni di tir, di mezzi pesanti che sono sulla sopraelevata. Io spero che non si voglia attendere un'altra tragedia per intervenire, perché questa sarebbe veramente ancora più grossa. Sono stati messi dei dissuasori al varco di via Milano, che dopo pochi giorni però sono stati tolti perché si arrotolavano, esatto, col vento, e c'è da constatare anche il problema dei mezzi di emergenza, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, che devono essere liberi di poter passare in un varco. Quindi la soluzione non è semplice. Baleari, il vice sindaco, vi ha dato delle rassicurazioni, però... Beh, ai tempi della mozione, votandola favorevolmente, dissero che le nostre proposte erano buone e che quindi le avrebbero perseguite. Mi pare che ad oggi non sia così. Per concludere, vorrei uscire un minimo dalla politica, anche se in qualche modo ci rientriamo, perché Luca Pirondini, oltre alla sua carriera politica da consigliere comunale a Genova, è un musicista di professione e magari non tutti sanno che fino alla scorsa settimana era al Teatro Ariston nell'orchestra durante il Festival di Sanremo, un festival che ha incendiato, qui rientriamo nella politica, il dibattito come forse mai prima, da Salvini a Di Maio, tutti hanno commentato l'esito, soprattutto l'esito del televoto, che è stato in qualche modo, se non limitato, completamente soverchiato dall'esito delle giurie. Quindi con la musica, ecco, del vincitore Mahmood, lei che era dentro il festival capisce le polemiche che sono nate per questo televoto, il voto popolare che non ha avuto riscontro nella vittoria finale, in qualche modo condivide tutto il mega dibattito che si è creato su questo fatto, o pensa che da domani non ne parlerà più nessuno? Mi pare che si stia dando un po' troppa importanza a questa cosa, francamente. I politici che parlano del televoto di Sanremo mi sembrano un po', fuori luogo, francamente. I politici dovrebbero occuparsi delle problematiche della città, della regione, del paese, e non di queste cose che francamente non mi sembrano molto importanti. Quello qui è una stoccata, quindi può darla anche a Di Maio, che è uno dei suoi. A tutti quanti. Io penso che la politica dovrebbe lasciar perdere il Festival di Sanremo e parlare di cose più importanti. Però se mi permette vorrei sottolineare che la parte degli archi di quell'orchestra, quella del Festival, che è l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, è una delle due orchestre stabili che abbiamo in Liguria insieme a quella del Teatro Carlo Felice, e che attualmente riceve veramente pochi fondi da parte della regione, che è il principale interlocutore di quest'orchestra. E quindi io, senza polemica, però vorrei, visto che il presidente Totti è venuto anche un paio di volte al Festival, mi piacerebbe che, si facesse un pochettino più carico di quest'orchestra, con fiore all'occhiello della nostra regione, che purtroppo naviga in cattive acque, anche perché la politica sui temi legati alla cultura e alle orchestre, alle fondazioni liriche, è sempre molto disattenta. Quindi, uscendo dal lato artistico, la richiesta per Totti è sempre questa. In questo caso sì, ma in questo caso sarebbero soldi spesi molto bene. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Luca Pirondini. Tutta la Liguria ne parla, torna mercoledì prossimo. Evviva! A come automobile, B come benzina, C come consumi, D come diesel, E come elettrica.